Eccoci qua. Buongiorno Ministro, grazie di essere qui alla nostra festa dell'ottimismo. Per lei la sua prima presenza, la festa dell'ottimismo, siamo molto molto contenti. Noi siamo ottimisti su tutto, a volte anche in maniera un po' irresponsabile, perché cerchiamo di vedere opportunità anche laddove è molto complicato vedere opportunità, ma quando parliamo di giustizia al foglio siamo di solito più che ottimisti preoccupati, non in questa fase, perché questa è una fase in cui si stanno facendo delle cose dal nostro punto di vista molto importanti oggettivamente, però se si guarda quella che è la situazione della giustizia in Italia in questo momento, prima delle riforme che in questo momento sono in corso, sono avviate lungo un progetto di attuazione, noi ci colpiscono alcuni dati. 1202 condanne per durata irragionevole dei processi. Un paese dove ci sono in questo momento 3 milioni di procedimenti pendenti, ho preso due appunti proprio per fare il punto della situazione, dove in media in tribunale un procedimento dura 348 giorni, 627 in appello e 2 anni e 4 mesi, se non ricordiamo male, in Cassazione. Come si fa a essere ottimisti sulla giustizia oggi in Italia? Grazie direttore, grazie dell'invito. Come si fa a essere ottimisti in generale? Io direi che l'ottimismo deve radicarsi in qualcosa di molto solido nel presente, per cui parlare con uno sguardo positivo, no? L'ottimismo è uno sguardo positivo sul futuro, credo che sia ragionevole soltanto offrendo alla riflessione dei cittadini, degli osservatori, qualche dato concreto di ciò che è frutto del lavoro di questi mesi e che ci fa recuperare un senso di fiducia, che è quello che io respiro quando visito le corti d'appello. È un compito che mi sono data, di andare a vedere le varie situazioni nelle varie realtà italiane, e quello che io vedo è non solo fiducia ma anche una gran voglia di rinnovamento. Mi sembrano che siano ingredienti sufficienti per guardare con una positività verso il nostro futuro. Una delle caratteristiche di questo governo, di cui lei fa autorevolmente parte, è la discontinuità con il passato. La discontinuità non è intesa dal punto di vista politico, ma un po' culturale, mi verrebbe da dire, perché in questo governo prevale il garantismo, anche grazie a lei. E io le chiedo, perché strutturare il futuro della giustizia italiana su un principio legato più al garantismo dovrebbe contribuire a rendere il paese più giusto ma anche più attrattivo dal punto di vista dell'economia? Allora, l'unico faro che io ho sempre in tutte le azioni e le proposte che abbiamo fatto è la Costituzione. La Costituzione è la mia cultura, io vengo da lì, sono una costituzionalista, ho avuto un'esperienza di 9 anni alla Corte Costituzionale, e quindi l'impostazione che naturalmente ho è la Costituzione è fondamento del potere e limite al potere, entrambe le cose. Serve un potere giudiziario, è necessario, perché altrimenti avremmo, come dire, la legge del più forte che non ha argini. Quindi il potere giudiziario fa parte di una delle funzioni fondamentali di ogni Stato, ma trattandosi di uno dei poteri come gli altri, anzi forse più severo degli altri per la possibilità di incidenza che ha nella vita delle persone, degli attori economici, come tutti i poteri deve incontrare limiti e garanzie per i diritti dei cittadini, degli imputati ma anche delle vittime. Il lavoro che stiamo facendo è connotato da un obiettivo molto chiaro, che è l'obiettivo che ci siamo presi con l'Europa, che è quello di ridurre i tempi dei processi. I dati che lei ha letto all'inizio sono dei dati che potrebbero ancora essere, diciamo, più corroborati. La situazione che abbiamo trovato era molto molto grave, e per questo nel PNRR ci siamo impegnati a ridurre del 40% la durata del processo civile in 5 anni e del 25% della durata del processo penale in 5 anni. Lo stiamo facendo con investimenti, interventi di organizzazione, di digitalizzazione, e anche con 3 riforme già messe in atto.
Io credo che questo tipo di interventi non soltanto debba nutrire l'ottimismo, ma anche quella fiducia da parte degli investitori e degli operatori economici, che mi auguro presto possano vedere un cambio di passo nel nostro paese. E devo dire, andando in giro per il mondo, già lo vedono, mi sembra di cogliere. Ci fa un esempio? Perché di solito un tempo, quando in giro per il mondo le cancellerie interpellavano i ministri della giustizia in Italia, li interpellavano per sapere ma come diavolo è possibile che state facendo quello che state, che non state, che state facendo. Oggi è cambiato qualcosa? Ma io sono appena tornata da un viaggio negli Stati Uniti, dove ho incontrato i vertici dell'amministrazione giudiziaria americana, sia l'Attorney General che il Chief Justice della Corte Suprema. E in questo viaggio, a parte l'attenzione, abbiamo parlato anche proprio delle riforme, volevano sapere, volevano conoscere, ma questa stessa curiosità piena di aspettative l'ho incontrata anche in tanti operatori economici, sia a Washington che a New York abbiamo fatto diversi incontri, almeno tre, con operatori finanziari, imprenditori, professionisti, e l'interesse è: in che direzione vi state muovendo, cosa state facendo, quali sono le cose che sono in campo. E devo dire che c'è una grande ammirazione, perché in 9 mesi sono state approvate dal Parlamento 3 riforme importanti: la riforma del processo penale, quella della crisi d'impresa e quella del processo civile, che si è conclusa proprio la scorsa settimana. Ma soprattutto il livello di trasformazione organizzativa della giustizia, questa strutturazione dell'ufficio del processo, no? Per cui ci sono, proprio la scorsa settimana abbiamo concluso già i concorsi, manca una sede che ha avuto un rallentamento per il maltempo, l'assunzione di cioè l'ingresso di 8.250 giovani giuristi che vanno ad affiancarsi ai quasi 10.000 giudici, è un cambiamento importante, soprattutto per il cambiamento di modo di lavorare. Il giudice non lavora più da solo, ma ha uno staff che dovrebbe aiutarlo ad abbattere gli arretrati, ad abbattere i tempi e, se possibile, garantire, a aumentare la qualità della risposta della giustizia. Secondo lei, in questi anni, in questi ultimi 20 anni, a voler identificare e perimetrare uno spazio temporale chiaro, qual è stato il grande tabù sulla giustizia che l'Italia non ha avuto il coraggio di affrontare e che oggi invece deve affrontare, con cui deve fare i conti? Un tabù che, da studiosa anche, magari avrà incrociato, avrà osservato in questi anni. Non saprei dirle qual è il tabù, forse lei ce l'ha in mente, se me lo vuole dire lei qual è quello a cui sta pensando, perché sinceramente non so quale sia il tabù che lei reputa. Io credo che un grande tabù oggi è, in questi anni, è stata la non consapevolezza del problema che vi è nella separazione dei poteri. Quindi formulo la domanda in maniera diversa: se Montesquieu oggi dovesse arrivare in Italia, sarebbe soddisfatto rispetto al modo in cui sono separati i poteri? Allora, secondo me la nostra magistratura ha una forte indipendenza ed autonomia dal potere politico. Ce l'ha. Il problema è che è diversa la situazione, per esempio, che si sta ponendo in paesi come l'Ungheria o la Polonia, dove invece c'è un problema serio di separazione dei poteri che l'Europa sta monitorando in modo molto attento e sta intervenendo in un modo molto incisivo, perché lì davvero c'è, come combatteva Montesquieu, un governo, una struttura politica che sta togliendo spazi di azione alla magistratura. Ciò nonostante, qual è il problema che si è creato nel nostro Paese? È un problema della garanzia dell'indipendenza del singolo giudice anche all'interno della stessa magistratura. Da noi, sin dal primo anno delle lezioni di giurisprudenza, si insegna che l'indipendenza della magistratura deve essere esterna verso gli altri poteri, ma anche interna di ciascun giudice, di ciascun ufficio giudiziario.
Il lavoro che si sta cercando di rafforzare lo faremo con la prossima riforma del CSM, soprattutto che ci è stata sollecitata anche in modo molto energico dal Presidente della Repubblica, e ha ragione, dobbiamo adesso, chiuse le altre riforme che dovevamo fare, finiti i compiti per l'Europa e il PNRR, metteremo mano proprio a questo. Infatti la mia domanda, quando mi riferivo a Montesquieu, non era legata a quanto la magistratura sia indipendente dalla politica, ma quanto la magistratura riuscirà nei prossimi anni a non cedere a una tentazione importante, cioè quella di essere un supplente della politica, perché oggi in Italia credo che sia questo il tema, in che modo un pezzo piccolissimo della magistratura ha avuto qualche volta la tentazione di esercitare un potere di supplenza. Penso che oggi Montesquieu, di fronte a questo elemento, sarebbe in qualche modo in difficoltà, non so cosa ne pensa. Ma lei ha ragione a notare il fatto che c'è un grande corpo della magistratura che comunque fa un lavoro straordinario. Non dobbiamo farci abbagliare da alcuni casi clamorosi, teniamo ben distinto quello che sono alcuni casi da stigmatizzare e che sono sotto gli occhi di tutti, non è il caso di ritornarci sopra. Quello che io vedo andando in giro per gli uffici giudiziari è che appunto non ci sono uno, due, tre nomi di magistrati, ma ce n'è migliaia di persone che sono operosissime. E secondo me la maggiore garanzia per la vera autonomia e indipendenza della magistratura è l'alta qualità professionale, perché più c'è un amor proprio al lavoro che si fa, meno attaccabili si è, diciamo, dal punto di vista di tentazioni di tipo diverso. In diverse occasioni abbiamo colto nella sua azione di governo una sensibilità sul tema del processo mediatico. C'è una volontà quasi di eliminare alcune circostanze che possono favorire il processo mediatico. Ci spiega perché questo è un problema per l'Italia, il processo mediatico? Allora, innanzitutto lì c'è stato di nuovo uno spunto molto molto forte che è venuto da una direttiva europea. Una direttiva europea che non era stata attuata in Italia, ed è una direttiva sulla presunzione di innocenza. Noi nella nostra Costituzione parliamo di presunzione di non colpevolezza. È interessante perché questa direttiva europea, alla quale noi abbiamo dato seguito con un decreto legislativo che è quello che lei ha notato, ha suscitato, diciamo così, l'attenzione del dibattito pubblico, collega la garanzia di questo principio, di questo diritto, che è un diritto storico, una garanzia di quelle che è nate con l'inizio del costituzionalismo, proprio con il problema mediatico. All'inizio non era così. All'inizio la presunzione di non colpevolezza voleva dire che la persona non poteva avere sanzioni, non poteva essere punito giuridicamente fino alla fine del processo, fino alla sentenza definitiva. Perché c'è questo collegamento? Perché nonostante tutte le garanzie giuridiche siano lì da molto tempo, oggi è cambiato il contesto. Il solo fatto di una notizia di indagini oppure che siano state aperte determinate filoni di inchiesta, se viene immediatamente proposto sulla stampa con dei connotati come di aver già individuato l'esito di quel processo, può pregiudicare nei fatti, nell'effettività, quel principio che noi vogliamo garantire, cioè il fatto che la persona non è considerata colpevole fino alla fine della sentenza di condanna. Il processo, insomma, se messo male dal punto di vista mediatico, può dare un danno alla reputazione, quindi anche a tutta la vita professionale, alla vita di una persona o delle sue attività economiche, pressoché irreversibile. Questo non vuol dire che non serva parlare delle indagini. È importantissimo che rimanga una trasparenza e che si preservino i spazi di riservatezza e spazi di trasparenza, così come sono nel processo. Tutto il processo penale ha l'udienza pubblica, che da sempre è stata aperta a tutto il pubblico e deve poter essere raccontata, ha dei momenti di riservatezza che debbono essere tali. È cambiato il mondo mediatico, è cambiata la possibilità di far circolare informazioni, bisogna farlo con delle nuove garanzie per preservare questo che è un caposaldo, diciamo, del rapporto tra il cittadino e il potere giudiziario. Un bilanciamento diverso, un equilibrio diverso.
Lei, ancora prima di entrare ministro, ha spesso dedicato molta attenzione al tema delle carceri e ha fatto anche una visita importante qualche mese fa in un carcere che ha avuto dei problemi, diciamo, non da poco. Durante la pandemia, se non ricordo male, ci sono stati circa 18-19 morti all'interno delle carceri. È una cosa che non è capitata in nessun paese occidentale, un numero così alto. Che cosa dice oggi a chi nega che in Italia vi sia un problema di sovraffollamento delle carceri? I dati. Cioè, l'unica cosa che posso dire è leggete i dati. Abbiamo allo stato attuale l'ultima rilevazione, perché noi li monitoriamo continuamente, su tutto. L'unico punto saldo che noi possiamo, da cui possiamo partire, è il dato della realtà. Quanti sono i detenuti oggi? 54.000, quasi 500. La capienza regolamentare delle carceri è di poco più di 50.000 posti per ospitalità, di cui circa 3.500 non sono attualmente disponibili per problemi di struttura, di inagibilità di determinati settori, di determinati carceri. Quindi il problema sussiste, perché se abbiamo 4.000 quantomeno, ma anche di più, fino a 6-7.000 detenuti in più rispetto alla capienza regolamentare, evidentemente c'è un problema di sovraffollamento. Spesse volte si dice sì, ma è un sovraffollamento calcolato sulla base di alcune indicazioni della Corte europea che anni fa, nel caso Torreggiani, chiese di avere almeno a disposizione per ogni detenuto 3 metri quadrati. Certo, è così. Il sovraffollamento va calcolato alla luce degli standard europei. Quella sentenza, ricordiamoci, che ha messo in atto nel nostro ordinamento delle riforme, se non sbaglio era proprio all'epoca del governo Monti, saluto il presidente Monti che vedo qui in prima fila, che dovette affrontare quell'emergenza straordinaria insieme ad altre emergenze, proprio perché vuol dire che fino a quell'epoca non c'erano nemmeno 3 metri quadri disponibili per ogni detenuto. Il che significa che il problema del sovraffollamento carcerario c'è. Si sta lavorando tantissimo sul settore delle carceri, però il bisogno è immenso, immenso. Ci sono istituti che gridano vendetta. Io ho promesso al sindaco Nardella, ci fermiamo un attimo dopo per prendere un accordo per una visita a Sollicciano, ne ha scritto più volte, ha mandato messaggi al ministro in questo senso, e io vorrei poter veramente andare a visitare quel carcere al più presto, perché lo dico sempre, bisogna aver visto, come abbiamo visto con il presidente Draghi, la situazione di Santa Maria Capua Vetere. Quando si vede che cos'è la vita in un carcere, e ci si va piano poi a fare certi commenti. Sfido io a trovare una platea che le riserva un applauso sul tema delle carceri, questo per capire cos'è il foglio. Lei qualche giorno fa, quando è stato dato l'ok alla riforma della giustizia civile, ha in qualche modo ringraziato il Parlamento per l'alto senso di responsabilità dimostrato. Ora il Parlamento avrà qualche mese di tempo per poi trasformare in realtà questa legge. Lei è ottimista sulla capacità che la politica sulla giustizia riesca a imparare dagli errori del passato? Guardi, anche qui io parlo con i fatti. Quando si parla soprattutto della giustizia penale, parliamo di un argomento che ha diviso, ha polarizzato in modo estremo il nostro dibattito politico. Con fatica, non neghiamolo, è stato faticoso, però ai primi di agosto abbiamo approvato una riforma del processo penale. Abbiamo approvato una riforma del processo civile che aveva meno sensibilità politiche ma tante divergenze di punti di vista. Ci sono anche tante sensibilità dei vari stakeholders della giustizia, gli avvocati, i giudici, i pubblici ministeri, i tribunali dei minorenni. Abbiamo fatto un pezzo di riforma importante della giustizia di famiglia, che è un terreno sensibilissimo per altre ragioni nel nostro Paese. Certo, abbiamo fatto un lavoro di convergenza verso obiettivi possibili. Io non credo che queste riforme siano perfette, definitive,
però le abbiamo fatte. Abbiamo fatto queste due grosse leggi delega della riforma del processo penale e del processo civile. Il Parlamento, con uno sforzo anche quantitativo, ha assecondato, diciamo così, i tempi del governo, che erano tempi imposti dall'Europa. Se non finivamo entro il 31 dicembre queste grosse riforme, sarebbe stato compromesso l'erogazione dei fondi di tutto il PNRR, non solo quelli per la giustizia. I 209 miliardi sarebbero stati a rischio. Quindi, diciamo, c'è stato questo input dall'esterno che ci ha molto aiutati, ma alla fine, con un po' di pazienza e, non lo nego, con una certa disponibilità alla mediazione, perché forse io avrei voluto fare qualcosa di più in una certa direzione, in un'altra, tuttavia si è trovata l'energia, la forza di arrivare ad un consenso comune. Non era scontato, il clima politico sulla giustizia era il clima forse più infiammato di tutti, eppure devo dire che i fatti dicono che si può fare perché è stato fatto, quindi... Sì, sono fiduciosa. Adesso il compito è nostro e non è del Parlamento. I decreti legislativi sono del governo, sul penale abbiamo già all'opera vari gruppi di lavoro, abbiamo un anno di tempo per attuarli, io spero di far prima, perché c'è bisogno di incominciare a mettere all'opera queste riforme. Prima cosa significa? Qualche mese, sì sì. Ultima domanda, che siamo già fuori tempo. Dicevamo prima che questo governo porta discontinuità su moltissimi fronti. Qual è secondo lei la discontinuità sulla giustizia che è stata portata da questo governo nel nostro paese? L'elemento più importante di discontinuità? Poterne parlare e poter costruire trovando una strada condivisa. Io però non so se parlerei proprio di discontinuità. Questo governo ha dentro di sé delle componenti politiche che sono anche dei governi precedenti, al plurale. I governi precedenti avevano visioni molto diverse sulla giustizia l'uno dall'altro. L'elemento di cui io sento di dire è il risultato politicamente più significativo. Siamo ritornati a parlare di giustizia e a parlare per fare delle riforme condivise. Questo mi sembra un elemento che, rispetto al passato, diciamo a breve termine, ma anche a quello più lungo nel nostro paese, perché la storia che non si poteva fare le riforme della giustizia ha tanto arretrato, pesca lontano nella nostra storia, a me sembra il dato più significativo, un inizio di condivisione di un percorso. Grazie, grazie Ministro. Grazie Direttore. Grazie. Molto.